te funziona così. Anche questo è istantaneo. Per capire se questo è istantaneo, abbiamo una bottiglia, un bicchiere d'acqua. Quindi si può portare anche tutta un'acqua già trattata nostra. Con piacere, volentieri. Sai se la storia. È passato completamente, no? Allora, guardate cosa è successo, adesso tanto per vedere. Allora, prima, non metterlo là, prima quando l'abbiamo toccata a livello dei massetteri, perciò a livello della bocca, faceva molto male, avevamo un po' male anche sulla cervicale e sulla schiena. Sotto il piede avevamo male dal tallone fino al metatarso, fino sopra. Allora, prima vi ho detto che qui abbiamo i molari e qui abbiamo gli incisivi. Allora, adesso se noi andiamo a schiacciare anche bene qua, non c'è più niente. Qui non c'è niente e qui non c'è niente. Nel tallone è sparito, a metà piede è sparito, è rimasta la parte alta. Io le ho chiesto se abbiamo avuto problemi ad incisivi, infatti lei ha male su questa parte qua davanti. Perché? Perché probabilmente questo allargamento qua ha spinto e crea il punto di rottura sugli incisivi. Allora, già però abbiamo fatto una cosa molto interessante, abbiamo tolto il dolore ai massetteri, il che vuol dire che non è più schiacciata la situazione, adesso è più morbida. Se apri la bocca dovresti dare anche più. Più rilassata di mandibola. Abbiamo tolto il problema sulla cervicale e sul trapezio e abbiamo quasi tolto completamente il problema al piede. Adesso io la schiena poi te la lascio, cioè nel senso la faccio, la finisco, la lascio e dovresti vedere che con, penso già stasera, ora che tu torni a casa domani, sul piede dovrebbe essere tutto perfettamente rilassato, ma qui dovresti anche avere una forma di accettazione molto migliore dell'operazione, per un motivo molto semplice. Non hai più la tensione sui massetteri, per cui riusciamo ad accettare molto meglio la problematica, perché la problematica, se abbiamo dolore, non lo accettiamo tanto, anzi mi verrebbe da togliere tutto. Se però non mi fa male, lo accetto, per cui va bene. Puoi dare un'occhiata se trovi il piede un po' più rilassato, ti puoi investire, ti metto a posto là. Allora, vieni fuori e facciamo una prova con l'acqua. Sì, vai. Allora, l'acqua in questo caso qua, come si va a caricare? Si va a caricare con il principio dei navi, che è il principio di equilibrio e di stabilità. Per cui creare l'equilibrio e la stabilità vuol dire creare la centratura. E poi ricrea il concetto corretto della memoria dell'acqua. Per cui come va meglio? Allora, se andiamo a fare, andiamo a vedere adesso cosa succede. Cosa succede? Che se noi facciamo destra, sinistra, andiamo le parti, molto probabilmente non abbiamo un'ottima stabilità. Lasciamo stare la pancia, il resto, la struttura. Probabilmente non abbiamo una buona stabilità, però andiamo a vedere che tipo di stabilità abbiamo. Allora, ci mettiamo di profilo, incrocia le dita. Facciamo il classico prova di stabilità, tiro indietro e lui cede dalla parte sinistra.
quando tiro, ok? Hai visto che facciamo questa cosa qua, eccolo qua. Bene, adesso guarda. Bevi un po', basta un po' di acqua, ho tutto il bicchiere, diciamo metà e metà, ok. Questa è acqua trattata. Acqua e canne. Bene. pH 9. Gira. Rifacciamo la prova di stabilità e cediamo ancora. Adesso facciamo una cosa. Andiamo da B-Water. Mettiamo l'acqua. Adesso te la bevi. Bene. Incrocia. Faccia male le mani. Bene, cosa fa l'acqua? Entra, è istantanea. Perché? Perché va a cambiare la memoria di tutti i liquidi, per cui ricrea perfettamente la stabilità e la centratura. Questo vuol dire che non abbiamo fatto la prova prima, però aumenta anche un fattore dinamico. Perché? Perché i liquidi sono muscoli, poi alla fine, per cui abbiamo acqua, sangue che vanno nei muscoli, questo aumenta il fattore dinamico e crea questo fattore di stabilità, per cui vuol dire che in questo momento il ragionamento che si fa tra destra e sinistra è perfettamente uguale. E l'acqua trattata così agisce anche poi a livello cellulare? Allora, si ottengono dei benefici, cioè... Abbiamo visto per esempio che abbiamo persone che usano quest'acqua qua con dermatiti o psoriasi e sono sparite. Abbiamo visto altre tantissime cose. Io dico sempre che comunque bere questo tipo di acqua qua, state attenti, qui potete caricare le tisane, l'acqua normale, il vino, la birra, le creme, i profumi, se avete qualche profumo o volete fare una prova, cambia proprio profumo, perché viene innalzato di molto il principio attivo, e il concetto di bere non è, attenzione, non è un depuratore dell'acqua, questo non depura l'acqua, che sia ben chiaro, che è scritto a caratteri cubitali, questo ripropone la memoria corretta del liquido, dell'acqua e, se vogliamo, del vino o della birra, che comunque contengono acqua. Bene, non è un depuratore dell'acqua. Se voi avete dell'acqua che fa schifo, l'acqua fa schifo. Bene, però questa invece dà la corretta memoria e la corretta stabilità dell'acqua. Li mette tutti in linea. Metti il cluster tutti perfettamente in linea. Per cui io ho l'acqua corretta da un punto di vista di memoria. Se poi ho il depuratore, ho anche l'acqua depurata, se ben chiaro. Esatto. Amici, funziona così. Quando parli di energia dell'acqua, in che cosa consiste l'energia dell'acqua? Allora, è un fattore semplice e banale. Allora, io non dico mai che vado a caricare l'acqua. Quando dico che vado a energizzare l'acqua, vuol dire che se io la memoria la correggo, ho un'acqua energetica. Abbiamo, cosa vuol dire energetica? Allora, se io ho una memoria fatta così, quando entra dentro deve fare tutto un giro. Quando ho la memoria corretta, entra dentro, va direttamente dove, negli organi, cosa deve fare, e crea stabilità. Questo mi crea energia. Perché? Perché il mio cervello, il mio fisico non deve fare, non fa fatica a digerire qualcosa che non è corretto, ma lo assimila istantaneamente. Perciò quel liquido che noi diciamo è solo acqua, in realtà diventa anche fattore energetico. Perché nei cibi, quando io lo metto sotto il piatto, il cibo non mi crea distorsione? Perché tutti i cibi hanno una distorsione energetica. Infatti parlavamo stasera che non tutti i cibi ci fanno bene, anzi pochi cibi fanno bene. Se io
sottometto questo sistema qua e creo una memoria corretta, il mio cervello lo vede in maniera corretta. Cosa vuol dire? L'acqua, per esempio, che c'è all'interno di una bistecca, la bistecca compresa, la vede in maniera corretta, perciò la digeribilità è molto più veloce, l'assimilazione del cibo stesso è migliore e anche poi lo scarto del cibo è comunque migliore, perché tutto il processo è migliore. Però non si va mai a caricare, tecnicamente si autocorregge perché correggo una cosa che non è corretta, perciò non carico. Il termine energizzazione deviante è molto generale quando si parla di energizzazione. Io dico sempre che la memoria dell'acqua è corretta, no. Quando la memoria dell'acqua è corretta, io ho un'acqua che mi crea quel tipo di stabilità lì, oltre a tutti i benefici che adesso non vediamo, perché l'unica prova tangibile o qualcosa di tangibile per farvi vedere come funziona, ve ne faccio vedere in quella maniera lì. Navi Power. Navi Power, abbiamo una casistica molto ampia di atleti anche ad alti livelli che li usano. Sono dei dispositivi che hanno sempre questa forma qua, sono rossi, vanno inseriti sotto la soletta della scarpa, al centro del tallone. La cosa simpatica è che il principio, la prima stringa numerica crea sempre la stabilità, perciò mi permette di avere stabilità e muovermi con la muscolatura in maniera corretta. La seconda cosa è che quando il sistema comincia a sentire che io consumo, perciò consumo fattore energetico, mettiamola così, ritenendo che il fattore energetico è un po' estemporaneo, lui comincia a caricare. Infatti la maggior parte, per non dire tutti gli atleti che lo utilizzano, mi dicono: sai, una volta che sei partito hai un piccolo calo e poi cominci ad andare su e tecnicamente non ti fermeresti più. Perché? Perché il sistema va a ricaricare le batterie man mano che le scarichi. Questo non vuol dire che ti fa fare un'iperprestazione per cui poi in qualche maniera la paghi, lui ti ottimizza la prestazione che potresti fare con quello che ti ritrovi, però messo in maniera corretta. Una cosa simpaticissima che non abbiamo avuto la possibilità, perché non abbiamo la possibilità di trovare uno studio per il momento che ci permetta di fare una prova sul lattato, però tutti gli atleti, abbiamo dei ciclisti, abbiamo calciatori, abbiamo chi fa atletica leggera e il resto, non hanno sviluppato acido lattico. Io perché il muscolo è lavorando in maniera corretta, non ha bisogno di una protezione. E questo è uno dei dati oggettivi, però ci tengo a dirlo oggettivi. Allora avremo l'opportunità di andare in laboratorio a provare il discorso della